Volkswagen sicuramente da qui al 2022 farà un investimento molto importante, si parla di quasi di 50 miliardi di euro. Consideriamo che la finanziaria dell'Italia siamo a 30, quindi decisamente è un investimento molto molto importante. L'evoluzione va lì, il mercato va lì e quindi Volkswagen vuole essere pronta per poter appunto accedere alle vetture elettriche e a questo cambiamento di mobilità. Raccontava che grazie a una sorta di costruzione modulare, no, degli interni dell'auto c'è molto più spazio e poi ci sono anche altri vantaggi, per esempio la silenziosità del viaggio. Certo, non avendo organi di rotolamento e oltretutto le vetture elettriche avranno anche un sistema costruttivo per il quale l'aerodinamicità sarà molto più spinta rispetto ai motori termici che comunque devono avere delle prese d'aria per il raffreddamento, quindi saranno molto molto silenziose e quindi daranno veramente il gusto di guidare la vettura. Il futuro, appunto, raccontava, è proprio la possibilità di scegliere un modello, diciamo, sia tradizionale, ma Volkswagen costruirà anche il corrispondente elettrico. Certo, non sarà una cosa immediata, anche perché bisognerà vedere come sarà anche l'evoluzione delle reti di ricarica delle vetture. È chiaro che il professionista che fa 50-60 mila chilometri all'anno e non può permettersi di fermarsi mezz'ora per ricaricare la macchina, quindi andrà ancora con le vetture termiche o ibride. Ecco. Però l'autonomia sta crescendo. Sì, sta crescendo sicuramente, però consideriamo anche questo perché bisogna essere onesti, le autonomie variano anche secondo le condizioni atmosferiche, lo stile di guida, eccetera. Quindi per avere comunque una bella autonomia bisognerà attendere ancora un po'. Venite a trovarci, perlomeno si comincia a entrare in un mondo nuovo, a provare comunque sensazioni nuove su una macchina che dà veramente il piacere di guidare.